Oggi ci troviamo al Colle Almetauro, esattamente a Calcinelli, in un luogo alquanto particolare. Siamo in un museo in compagnia di Pier Giovanni Vitalini. Alle sue spalle che cosa vediamo? Un'orsa da guerra con degli artigli di vetro resina ricopiati da un vero artiglio di orsa, dedicata a McQueen, lo stilista che a Londra, quando sono andato una delle prime volte, nel suo ufficio aveva una grande orsa di bianca con gli artigli proprio aperti. A me mi aveva colpito e gli ho dedicato questa opera quando lui è morto, perché è stato uno dei miei stilisti preferiti, perché era un creativo veramente oltre e vedeva il futuro. Ma è stata esposta anche a Parigi? Sì, questa opera l'ho portata anche a Carrousel du Louvre a Parigi tramite una galleria di Milano. Di fianco a Orsa da guerra, un'altra opera d'arte, Farfalla da guerra. Innanzitutto perché questo nome? Farfalla da guerra perché anche l'altra opera, queste due opere sono le donne che combattono, perché secondo me chi combatte di più veramente nel mondo sono le donne, l'energia femminile è in più nel mondo, è maggiore e ha più potere, e noi uomini abbiamo quelle che sembriamo la facciata, ma chi comanda veramente e porta avanti il mondo sono le donne. E questa farfalla era una opera dedicata un po', c'è anche mio padre, perché c'erano dei vecchi pneumatici da neve di mio padre chiodati, come si usavano una volta. Queste qui sono delle fatte con delle passamanerie poi dipinte, e hanno questo tubo nella testa che significa l'energia che passa. Non è una cosa negativa, ma è positiva, è l'energia dell'universo che entra dentro la donna. Ecco, ma per creare un'opera come questa, quanto tempo occorre, quanto lavoro c'è dietro? C'è stato lavoro delle mie collaboratrici che hanno seguito le mie follie, perché seguire me è stato abbastanza difficile, però le ringrazio che hanno avuto la pazienza di seguirmi nelle mie idee e creare quello che volevo. Alle nostre spalle l'albero della vita. Piero, com'è venuta l'idea di questa creazione? Allora, l'albero della vita è venuto perché la vita va avanti e va avanti oltretutto. Questo è un albero fatto di corpi umani ed è contro la guerra ed è a favore della vita, quella vera. Anche il teschio che ho messo qui, i teschi sia nel ricamo e il teschio vero, anche il teschio nell'Oriente ha significato di vita. La rondine che porta in mano delle passamanerie, quindi c'è una voglia di creare bellezza e di volare verso la bellezza. Questo che materiale è? Poliuretano, e poi è stato dipinto con della vernice. Alla base di questa opera che cosa possiamo vedere? Vediamo dei cuscini con dei filo spinato intorno, dei soldatini, dei bossoli, delle armi che hanno dei fiori di passamaneria messi dentro, una rondine che vola, che porta in mano un teschio, perché il teschio è simbolo di vita. Quindi è la voglia di andare a portare la bellezza oltre la morte. La bellezza vince su tutto e ci fa andare verso il futuro. Il tema della guerra è un tema quanto mai attuale, quindi quanto mai importante. Sì, è importante. L'uomo ha sempre fatto la guerra, però dopo la guerra arriva la pace e arriva la ricostruzione e il nuovo. Sono delle fasi purtroppo che abbiamo attraversato da quando abbiamo cominciato a essere un po' in parecchi nel mondo. L'abbiamo sempre, ce l'abbiamo nel DNA, questo brutto vizio. E spero che duri poco anche questa guerra, che possiamo tornare a abbracciarci, perché siamo alla fine tutti uguali, siamo tutti uomini, veniamo tutti dalla stessa madre. E quando si viene in questo museo di Piero Vitalini non si può non rimanere affascinati da Direzione Felicità. Questa è un'opera a cui tengo tantissimo, perché questa donna che corre verso la felicità con tutta la sua forza, con tutta la sua bellezza, perché dobbiamo correre verso la felicità. Noi siamo nati per essere felici qua sulla terra. Sul futuro non lo sappiamo, ma sulla terra dobbiamo essere felici. Questo è un manichino in cui lei ha applicato che cosa? Passamanerie, dei brillantini e delle spade, perché questa signora ha anche delle piccole spade per andare avanti e per combattere per la direzione felicità. Dove l'hai esposta questa? Questa qui è stata nelle fiere del settore con cui andavo a esporre, l'ho portata a Milano, anche qui a Parigi. Giro per il mondo? Giro per il mondo, sì. Piero, alle nostre spalle questa mano in bianco e nero. Questa mano è molto grande, il nero è la parte maschile, due dita sono maschili, però tre dita sono femminili e sono bianche. E hanno anche le unghie rosse, perché io dico che nell'universo, nel mondo, l'energia femminile è quella che porta avanti, che fa le cose più belle, l'energia femminile crea la nascita, la natura, e penso che l'universo sia femminile, e questo è un omaggio all'universo, all'energia femminile.
Che cosa vediamo poi all'interno della mano? Vediamo delle fibre ottiche, sono delle fibre ottiche che poi si illuminano e fanno passare questa luce colorata per dare un tocco, e poi alla base c'è una piccola città con un treno che gira intorno. Allora io penso che, visto che abbiamo messo un po' di curiosità a chi ci sta ascoltando, come si fa per chi volesse venire a vedere questo museo? Mi può contattare tramite i social, Facebook, LinkedIn, Instagram, o l'indirizzo, e poi vi apro, oppure durante l'orario normale dalle 9 a mezzogiorno, il pomeriggio dalle 3 alle 6.